Diego Ciulli, Public Policy Manager di Google, la scoperta dell'America dei prossimi anni, in particolare per l'economia italiana, non può che essere Industria 4.0 e la digitalizzazione del sistema economico. Il nostro paese ha un potenziale enorme, perché un paese come il nostro, seconda economia manifatturiera d'Europa, ha davvero la possibilità di rappresentare uno dei paesi leader nella manifattura intelligente e nella nuova economia di internet. Siamo votati all'internazionalizzazione, a proposito della scoperta dell'America, internet è una straordinaria piattaforma per accedere ai mercati internazionali, e mi fa piacere essere qui perché la sfida della conquista dell'economia di internet da parte delle piccole e medie imprese italiane è essenzialmente una sfida formativa. Ancora i nostri imprenditori non hanno tutte le competenze necessarie per cogliere le opportunità del web. Google è impegnata in tutta Europa in programmi per diffondere questo tipo di competenze. Abbiamo formato in Europa 3 milioni di persone negli ultimi 2 anni con competenze digitali. La formazione è la chiave per sbloccare la ricchezza e il potenziale di crescita che l'economia di internet può attivare, e quindi è importante mettere i temi del digitale e dell'innovazione al centro dell'agenda formativa. Emanuela Truzzi, presidente AIFA Piemonte. E sicuramente la scoperta dell'America, intesa come metafora, ci fa comprendere come tutti noi formatori dobbiamo andare oltre a quelle che sono le apparenze, o anche per alcuni resistenze di fronte a un cambiamento tecnologico che certamente anche è necessario, e che, come hanno detto anche alcuni relatori, cioè la tradizione e l'innovazione non sono in antitesi, ma anzi semmai sono da vedersi proprio come un connubio di futuro con grandi prospettive e grandi opportunità per tutti. E noi come formatori, soprattutto dopo le parole di Diego Ciulli, è importante che siamo molto attenti a tutto ciò che l'aspetto anche tecnologico ci offre per essere anche al passo con i tempi, e poter anche dare a chi sceglie noi come formatori di Associazione Italiana Formatori anche una formazione più moderna e sempre nel rispetto del valore della persona alla quale ci rivolgiamo, partendo dal fatto che non siamo in un ambito di pedagogia ma di andragogia, e quindi il fine è sempre poi un apprendimento consapevole e cooperativo. Io credo che ci pensiamo sempre troppo poco, ma la conoscenza fino a pochissimi anni fa era una cosa rarissima e le persone non avevano la possibilità di accedere all'informazione. Oggi siamo in un'epoca in cui chiunque ha in tasca virtualmente tutta l'informazione del mondo. Io credo che non esista uno strumento più forte per dare centralità all'uomo e dare possibilità all'uomo di realizzare i propri sogni e le proprie aspettative, e in un mondo in cui c'è più informazione e più accesso alla conoscenza, è evidente che la cultura, le competenze e la formazione sono la chiave poi per navigare questa grande disponibilità. Manuela? Allora, certamente l'accessibilità, ecco, dell'informazione è un aspetto preponderante dei nostri tempi, ma definiamolo proprio nei confini, come ha detto giustamente anche nel suo intervento stamattina Ciulli, di accessibilità. Poi sta all'essere umano, essere pensante, di avere quella capacità di discernimento in ciò che riceve come informazione, per poterlo valutare e per poterlo poi trasformare in una comunicazione generativa appropriata. Se invece l'informazione rimane tale e non si va oltre a quella che può essere anche a volte un'informazione che diventa un'informazione, che sappiamo benissimo che se poi le persone non guardano con attenzione e prima di cliccare e condividere magari anche sui vari social delle informazioni che si rivelano anche non attendibili alla fonte, qua mi viene da pensare a un riferimento al grande Aristotele, al logos, pathos, ethos, e quindi il logos è la parola, il pathos sono le emozioni e l'ethos è la veridicità della fonte che origina il messaggio. Perfetto, per cui l'augurio che vogliamo dare per questo futuro della formazione? Abbiamo una sfida formativa enorme, sta cambiando il sistema economico che abbiamo di fronte, ci sono tantissime opportunità che per essere aperte hanno bisogno di persone più formate, e quindi sarà una grande sfida per chi fa formazione. Grazie. Emanuela? Per me è un augurio in cui ci sia, oltre che, diciamo, la sfida, come ha detto lui, che è necessaria e inequivocabile, anche sempre la volontà partecipativa e la consapevolezza della scelta per ogni persona, proprio perché non siamo solo delle macchine ma siamo degli esseri pensanti, e questo è un aspetto fondamentale e importante anche in questa sfida.